e riprendiamo adesso. Allora, ai sensi del 1381, ripeto, non ragioniamo di articoli, ragioniamo proprio su cosa ci chiedono. La promessa del fatto del terzo, cioè io che prometto a una certa platea di persone, a una persona, che quell'altro farà una certa cosa. Nel diritto civile si ragiona così. Impostiamo intanto le linee e poi ragioniamo, se non sappiamo la risposta. È nulla per illiceità della causa. Non so qual è la causa della promessa, vabbè. È valida e obbliga il terzo al fatto promesso. Può essere annullata a istanza del terzo. Chiaramente, regà, la C è valida e obbliga il terzo, cioè io non è che arrivo e obbligo la gente così a cazzo di cane, quindi non è là che doveva insistere la nostra risposta, ragionamento. Poi quando mi leggo tutte le opzioni e vedo che la A è molto più plausibile, perché è valida e obbliga il promittente a indennizzare l'altro se il terzo non compie il fatto. Questo che vuol dire? Io non posso traslare un'obbligazione su un terzo soggetto ignaro di tutto. Dovrò avere una responsabilità per il fatto che ho fatto la promessa, cazzo. Anche se non so la disciplina. Anche se non so la disciplina. Ragiono, tiro le linee. Sul diritto civile si fa così. Bisogna impostare la linea contrattuale e poi ragionare. Qua sono io che dico a Caio, guarda che tizio ti darà 1.000 euro. E io che sono esente da responsabilità, mentre chi era tizio o Caio che deve dare 1.000 euro a quell'altro se lo pia al culo, perché se non lo fa so cazzi sua. No, chiaramente io rispondo, diciamo una sorta di garanzia personale, con un indennizzo. Ci sta. Il contratto annullabile, non nullo, e qui ci agganciamo al diritto amministrativo. Sono diverse le ipotesi di annullabilità nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sono diverse le ipotesi di nullità nel diritto civile e nel diritto amministrativo, ma è uno strumento che conosco. Lo so che la nullità del provvedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in qualunque stato ed è originaria, bla 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 bla. Invece l'annullabilità lo so che può essere sanata con un'autotutela conservatoria, conversione, riforma dell'atto, sanatoria dell'atto. Quindi il contratto annullabile può essere convalidato? In generale mi rispondo di sì. Se mi diceva quello nullo, dicevo di no. Però già leggendo la domanda entro in quell'ottica. Esclusivamente dal giudice. Ma come? Ma come? Il contratto è soggetto al consenso delle parti? Mo che cazzo c'entra il giudice? Da una qualsiasi delle parti del contratto. Così, a cazzo. Dal contraente a cui spetta l'azione di annullamento. Vabbè, dal contraente a quale spetta l'azione di annullamento, con un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo. Principio di specialità. Questa risposta era più completa, più specifica, più speciale. Domanda 28. Risoluzione per eccessiva onerosità. Qua, regà, è proprio ragionamento. Qui è proprio ragionamento, proprio di questa è una domanda di logica giuridica per me, non è una domanda di diritto civile, è una domanda di logica, anzi, manco logica giuridica. L'onerosità sopravvenuta vuol dire che il contratto non è simultaneo, non è istantaneo con gli effetti, cioè vado al bar e compro un caffè, eccessiva onerosità sopravvenuta, no, il prezzo del caffè è quello. Viceversa, se io dico, faccio un contratto col barista e compro adesso per un anno 365 caffè, passati 6 mesi il Brasile va in bancarotta e non ci manda più caffè e il caffè quadruplica di costo, cazzo, allora quel contratto è in modo sopravvenuto, è diventato eccessivamente oneroso. Quindi andiamo a vedere, solo per i contratti di esecuzione differita? Solo? Occhio quando c'è il solo, guardate la costruzione, è vero che qui una risposta era solo, però diamo sempre attenzione. Solo per i contratti aleatori, aleatori cioè sono soggetti a una condizione non ancora venuta ad essere, e potrebbe essere in effetti come risposta, eh? Esecuzione istantanea proprio no, è quello che vi ho appena detto, il caffè al bar non esiste. Solo per i contratti esecuzione continuata e periodica, ovvero esecuzione differita. Eccoci qua, la più completa, la più speciale, la più specifica, principio di specialità, che lo avete già conosciuto in sede di risoluzione delle antinomie, criterio gerarchico di specialità e cronologico. Agganciamoci a quello strumento per risolvere un quiz di diritto civile barra logica giuridica. È sopravvenuta l'eccessiva onerosità, è sopravvenuta, sopravvenuta vuol dire successiva, vuol dire che il contratto è ultrattivo, presenta i suoi effetti nel corso di più tempo.
State capendo? In quale caso mazza, qua ho risposto bene a tutte. In quale caso l'impossibilità sopravvenuta della prestazione? Impossibilità sopravvenuta, cioè io mi obbligo a venderti un quadro. Un quadro che farà questo artista. E tu mi paghi un anticipo. Dici, guarda, lo voglio prenotare perché questo quadro varrà un botto di soldi. L'artista muore dopo un'ora. Viene investito da un pullman. Quel contratto è valido. Cazzo, ma sarà impossibile la prestazione. È morto. Come cazzo fa a farlo il quadro? Perché? Perché io volevo proprio il quadro di quell'artista. Non volevo un quadro di un artista. Mm? Costituisce un modo di estinzione obbligatoria, di estinzione dell'obbligazione? Vi ho appena risposto io. Ok? Andiamo però a ragionare sulle risposte. Quella giusta è quando la prestazione è impossibile per causa non imputabile al debitore. Chiaramente, se lo investe lui al pittore, cazzo, è imputabile a te. Ho fatto un caso estremo, ma per farvi capire come si ragiona per rispondere alle domande di diritto civile. Quando la prestazione è impossibile per causa non imputabile a nessuno dei due. In ogni caso, no. Quando la prestazione diventa impossibile per causa imputabile al debitore, no. Ok? Perché la D non è corretta? Perché non ci sono casi che dipende dal creditore. No, raga, è sempre il collega, è lui che deve fare la prestazione, il debitore. Quindi gode della cessazione del suo debito, gode della cessazione del suo debito solo per causa a lui non imputabile. In tema di responsabilità extracontrattuale, questi sono dei principi che effettivamente vi dovreste studiare, la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Le norme del codice civile stabiliscono che il risarcimento dovuto al danneggiato comprenda, questa era diciamo abbastanza rispondibile, il solo, cioè il solo, attenzione, il solo mancato guadagno, la sola perdita subita. Così la perdita subita come il mancato guadagno, anche se non sono conseguenze immediate o diretta della responsabilità extracontrattuale. Questa no, raga, il nesso eziologico, qua ci agganciamo ai nostri strumenti di diritto penale, guardate come siamo bravi a sfoderare dalla nostra cintura degli attrezzi tutti i tools che ci possono servire. La risposta era la B, così la perdita subita come il mancato guadagno, ve l'ho già fatto questo discorso, lucro cessante e danno emergente. Quando vi ho parlato della differenza tra indennizzo e risarcimento, il risarcimento rispecchia una condotta colpevole, l'indennizzo no. È un parametro oggettivo che fa scattare l'obbligo di indennizzo, non una colpa. Quindi era sì, sia il lucro cessante che il danno emergente, in quanto conseguenza immediata e diretta, è grazie al cazzo. La dichiarazione di accettazione, quindi già qua, vuol dire che c'è qualcuno che dichiara che sta accettando qualcosa, si presume conosciuta dal proponente, quindi io faccio una proposta a te che me la devi accettare. Quando è che si presume che io, che ti ho fatto questa proposta che tu devi accettare, si presume che io la conosca? Risposte. Quando viene redatta? Eh sì, quello sta al garage, quello che deve accettare, se la fa, io come faccio a saperlo che sto a Milano? Quando giunge nelle mani del proponente. Che cazzo vuol dire giunge nelle mani? Ma se gliela mando al suo avvocato? Viene trasmessa al proponente, sì, come? Via PEC? Via PEO, con piccione viaggiatore, siamo troppo vaghi. Quando giunge all'indirizzo del proponente, eccolo qua. Qua l'ho sbagliata, se un terzo spontaneo, qua proprio ho fatto un errore da idiota. Se un terzo, facciamo la linea col diritto civile, sempre la linea contrattuale. Se un terzo spontaneamente assume verso il creditore un debito de mi fratello, de che se parla? Io ho scritto a collo, sono coglione, è l'espromissione, esattamente il contrario. Ok? Queste, regà, ve l'ho detto, non le dovete studiare, è solo per farvi vedere se ci si può ragionare su alcune domande e comunque estrapolare un qualcosa che ci serve nel nostro studio del diritto amministrativo, locale e contabile, per i nostri concorsi. Questo stiamo facendo.
Qual è la differenza tra novazione e dazione in pagamento? Beh, ma che cazzo ne so. Soltanto la novazione fa sorgere una nuova obbligazione. Qua non ci voglio perdere tempo. Il divieto di alienare è stabilito per contratto, risposta giusta, ha effetto solo tra le parti, è un contratto e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un imprestabile interesse delle parti. Perché non ha effetto verso terzi? Perché è un contratto tra le parti, regà. Perché non è causa di nullità e di annullabilità? Perché è un divieto assolutamente commerciabile dalle parti, consensuabile, trattabile. Perché non posso inserire un divieto di alienazione in un contratto? Sono libero. Ci sono addirittura i contratti innominati, cioè quelli atipici. Ci possiamo muovere molto nel diritto civile, purché si rispettino alcuni paletti, il buon costume, le nullità, la forma del contratto, bla bla bla. Quindi anche qua, per completezza, era facile dire A. Su quali beni del debitore si esercita il privilegio generale? Privilegio generale, cioè quelli che vengono aggrediti per primo in caso di inadempimento, su quali beni si può rifare il creditore? Ragioniamo. Io perché ho escluso subito i beni immobili? Perché ho pensato alla casa, ma se quello, ma dovrà viverci. Cioè non è che noi quando aggrediamo il patrimonio del debitore lo possiamo spolpare. L'abbiamo visto anche nelle procedure concorsuali, non è vero, non l'abbiamo visto, lo vedremo anche nelle procedure concorsuali di diritto commerciale, cioè quelli con cui il fallimento, il concordato preventivo, cioè quando l'azienda fallisce cosa succede? Anche lì non è che l'azienda viene spolpata, anzi l'obiettivo è quello di mantenerla attiva, di farle generare degli attivi poi da ripartire tra i creditori. Anche qui la stessa cosa, mica lo vogliamo ammazzare sto debitore, mica lo vogliamo far suicidare. Cazzo, i beni immobili lasciamoglieli, pensiamo banalmente alla casa. E quindi escludo anche la A su tutti i beni mobili e immobili. Poi privilegio generale su determinati beni mobili, qua c'è un contrasto proprio grammaticale. Privilegio generale su determinati beni mobili, no, semmai sarà un privilegio speciale su determinati beni mobili. Ecco quindi che l'universalità dei beni mobili sono aggredibili: televisore, macchina, azioni in borsa, oggetti, cose che può privarsene il debitore, della casa no, ci siamo? I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti? Qua ci riagganciamo sempre al diritto commerciale. Creditori privilegiati chirografari, cioè quelli che vengono prima nell'estinzione della massa. Che stai a dire, Gabriele? Non testo a capì. Fermi, un'azienda fallisce. Il tribunale dichiara il fallimento e inserisce la figura del curatore fallimentare, che è quello che deve capire che sta succedendo in questa azienda. Vede il patrimonio, i soci, le attività e cerca di far uscire più soldi possibili, anche proseguendola questa attività, per rimborsare i creditori. Ma chiaramente prima rimborserà i creditori, quelli più grossi, i privilegiati, poi i chirografari, cioè quelli che non hanno un credito privilegiato. Stesso principio anche qua, i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti? Sì, in linea generale sì, sì in ogni caso no, no in nessun caso no, no ad eccezione della sola ipotesi in cui sia stata accesa un'ipoteca, ma de che sì, salvo le cause legittime di prelazione. Perfetto, qua doppio errore. Domanda 37, in tema di responsabilità extracontrattuale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, io ho risposto sono tutte obbligate in solito al risarcimento senza possibilità di regresso, invece sì. Salvo il diritto di regresso, era quella la risposta giusta. Diritto di regresso consiste nel diritto per un condebitore, appunto, di rivalersi verso gli altri nel caso in cui il primo abbia effettuato per l'intero il pagamento al comune creditore. Quindi qua sono un coglione, non mi ricordavo cos'era il regresso. Salvo il diritto di regresso, ok? Cioè se uno ha pagato per tutti, io faccio salvo il diritto di regresso. In pendenza di un termine per l'adempimento dell'obbligazione, il debitore che ha pagato anticipatamente, io ho scritto, può ripetere ciò che ha pagato se il creditore vi consente. Mi sembrava quella più logica, sempre rientrante nel consenso delle parti, della serie, col consenso delle parti si può fare tutto. E invece no, perché è vero che il termine è ancora pendente, ma il debitore che ha pagato anticipatamente, io mi sono fatto fregare dalla parola anticipatamente, ormai ha pagato. Cioè, quello c'ha un obbligo giuridico, non è che siccome ha pagato prima può ripetere ciò che ha pagato, non funziona così.
può ripetere l'indebito, cioè quando ha pagato cose che non doveva. Ah, appunto, eccola qua. A norma, la ripetizione dell'indebito è preclusa a colui che ha pagato una somma o eseguito una prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituisce un'offesa al buon costume. Io questa l'ho barrata e poi mi sono cagato sotto e l'ho tolta. Coglione! Con un po' di attenzioncina in più avrei potuto fare veramente un bel punteggio. Sapete che vi dico che riguardandolo con voi mi sta rodendo un pochino il culo, però ripeto, va bene così, sto in un posto in cui sto bene, quindi non voglio spostarmi. Queste le sto a fare veloce perché non ci interessano. La caparra penitenziale che funzione ha? Corrispettivo dal recesso. Ok? Questo però l'avevamo visto, la caparra penitenziale, la caparra confirmatoria, sono delle forme, diciamo, di garanzia all'adempimento del contratto. Non ci interessano, regà, perché il diritto civile non lo farete in nessun concorso di enti locali. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto quello dissimulato, purché sussistono i requisiti di sostanza e forma, principio di conservazione degli atti. Andiamo rapidi. Responsabile del danno cagionato da cosa in custodia, il responsabile del danno cagionato, chi è? Colui che ne ha la custodia, salvo provi il caso fortuito. Nel momento in cui io ti do in custodia un bene, il responsabile sei tu, ma prendiamoci dal diritto penale forza maggiore e caso fortuito come escludenti il reato, anche qui si esclude la violazione dell'obbligo di custodia per caso fortuito. Andiamo avanti. Nel caso in cui il fatto colposo del creditore, colposo, abbia concorso a cagionare un danno, si prevede che il risarcimento sia dovuto? Quindi c'è stato un concorso del creditore, un concorso, non un'esclusiva colpa del creditore al cagionare il danno, un concorso. La risposta più giusta è quella mediana, sì, ma è diminuito secondo l'entità della colpa e l'entità delle conseguenze. Principio sostanziale, principio della concretezza. Qui sono stato un coglione, cos'è un contratto reale? Ho scritto è un contratto che si perfeziona al momento della venuta d'esistenza della cosa, invece non è la consegna materiale della cosa, il contratto reale presuppone la res, un bene. Dai, basta con civile, non ce ne frega un cazzo. Questa non la facciamo. Questa non la facciamo. Questa non la facciamo. Perché non le facciamo, raga? Ripeto, perché sono domande di diritto civile, sono noiose, cioè l'azione surrogatoria non ci serve un cazzo neanche per diritto amministrativo penale, la nullità del contratto non ci serve adesso, non ci serve. La promessa non ci serve. Questa è carina. Allora, il contratto obbliga le parti solo, ci puzza, a quanto è espresso nel medesimo, sì, però è troppo vago. Solo se queste hanno approvato specificatamente le singole clausole. No, la risposta era la A. Sì, rispetto a quanto espresso, quindi richiama la risposta C, ma aggiunge e a tutte le conseguenze che ne derivano da legge o secondo usi equità. Questo è un principio generale del codice civile, cioè laddove le parti, ad esempio, vogliono fare un contratto di compravendita, la legge, essendo un contratto tipico, nominato, presuppone una serie di obblighi, di forme, di scadenzari, di prescrizioni, che le parti non le possono derogare. Quindi se scrivono in un contratto roba che deroga al contratto, alla costruzione del contratto di compravendita in generale, quelle clausole, salvo una valenza sostanziale determinante nel consenso delle parti, viene meno, viene esclusa automaticamente e non inficia la validità di tutto quanto il contratto. Viceversa, laddove le parti non specifichino a bene tutto, cioè la consegna della cosa, dove e quando deve avvenire, il pagamento della cosa, dove e quando deve avvenire, subentra la legge, oppure gli usi e l'equità. Vediamo un po' la 52. Allora, no, i collaboratori non ci interessa, la società in accomandita semplice non la vedrete e non la sentirete mai più, l'istitore non ci interessa, scusatemi, oh madonna mia. Allora, ecco, tipo qua, cioè il 2520, ecco perché dico che è inutile farsi i quiz de civile, salvo che non riusciamo a estrapolare qualcosa di utile per noi.
Si impone che i soci di una cooperativa siano almeno 9, cioè, ma io, ma che cazzo ne so, capito? Ma che ne so? Dai, adesso fermiamoci a... Facciamo un altro po' di penale, dai. Facciamoci un altro pochino di penale. Allora, ai sensi del 50-ter CPP, codice di procedura penale, poniamo che non sappiamo un cazzo della norma. Non la sappiamo. Scusate, sono un attimino un po' allibito da alcune cose che mi scrivono. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, torniamo a noi. 50-ter CPP. Boh, non so niente, non so che articolo è. Alzo le mani. Il tribunale giudica in composizione monocratica quando... Prendiamo dalla nostra cintura i nostri strumenti, porca troia. Noi lo sappiamo che la composizione è in corte di assise quando c'è un delitto di sangue, lo sappiamo che è in composizione collegiale quando la causa è importante. Sarà in composizione monocratica o anche giudice di pace quando la causa è un po' meno seria. Questo è il principio generalissimo. L'unica cosa a cui ci possiamo appigliare è questa, perché il 50-ter CPP, ma chi cazzo lo conosce? E quindi ho scelto la risposta più stupida nelle cause di impugnazione di delibere di assemblea e consiglio di amministrazione. Mi sembrava la cosa più stupida, anche perché ce ne stanno talmente tante di cause condominiali che non posso fare una composizione collegiale. Ecco che vuol dire ragionare. Pure là, se voi vivete nel condominio, lo potevate fare questo ragionamento. Sezioni specializzate, no. Quando è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, porca puttana, metto la composizione monocratica. Cause di omologazione del concordato di liquidazione giudiziale e concordato preventivo, le fallimentari commerciali di cui vi dicevo sopra. Però tra la A e la D, che era il mio dubbio, ho scelto la più stupida, perché la composizione del tribunale è monocratica. Ai sensi del CPC, procedura civile, la giurisdizione e la competenza, qua regà, questo è un errore che è proprio schifoso, giurisdizione e competenza, giurisdizione e competenza, cioè come basiamo il nostro giudice? Competenza per materia, per valore, per territorio, giurisdizione amministrativa, speciale, ordinaria, penale, questa roba qua stiamo vedendo. Io ho scritto, si vede alla legge vigente, allo stato del fatto esistente, al momento della proposizione della domanda e ai mutamenti normativi o fattuali successivi. Sono un coglione perché la domanda ha l'effetto cristallizzante. Cioè, nel momento in cui io faccio la domanda, cristallizzo la situazione legislativa a cui mi sto riferendo, perché ho fatto la domanda in base a quelle disposizioni legislative. Ecco perché la risposta era la A. Quindi è la stessa cosa che ho scritto io sotto, ma senza questa aggiunta e ai mutamenti normativi. No, io ormai ho fatto la domanda in base a quell'assetto legislativo. Stop. Può il giudice ordinare alle parti o terzi l'esibizione di documenti o altre cose di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo? Intanto qua tra sì e no e sì, cioè il giudice è il principe, è il re nell'aula di tribunale. Io qua ho scritto sì su istanza di... chiedo scusa, io qua ho detto sì anche d'ufficio, perché? Perché è il re dell'aula, ho detto cazzo sì, lo potrà fare anche d'ufficio, invece no, solo a istanza di parte. Va bene, va bene. Qua proprio non la sapevo, CPC è consentito derogare al principio dispositivo in presenza di fatti notori. Boh, questa proprio non l'ho capita. 187 CPC, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia pronta per la decisione di merito, senza bisogno di assumere mezzi di prova, quindi ritiene che l'assetto, la domanda della parte, la comparsa di risposta in opposizione del convenuto sono complete. Anche loro dicono: guarda, cioè non ci abbiamo altre prove, va bene questo assetto che ti abbiamo presentato. Che fa? Pronuncia immediatamente sentenza di condanna? Non credo, magari il convenuto vorrà lottare un po', quindi non è sentenza di condanna. Sentenza di assoluzione? No, magari l'attore vorrà lottare un po'. Che va subito in condanna o assoluzione? No, rimette le parti alla corte d'appello, ma in appello che cazzo c'entra? Rimette le parti al collegio. Questa era facile. Regà, adesso entriamo nel nostro. Qua non dovete sbagliare che vi... stavo per dire una cosa brutta, mi incazzo. In presenza di un atto amministrativo ritirato, a efficacia non retroattiva. Non retroattiva, ex nunc. L'annullamento d'ufficio è ex tunc. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ecco la revoca. Invece l'annullamento d'ufficio è per violazione di legge. Ok?
a norma del 21 quinquies, non il 21 octies, la 241 del 90 configura a revoca. Standard questo. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi risponde al principio di trasparenza, sicuramente non alla celerità, anzi, il contrario. Ragionevolezza, sì, ma in che senso? La ragionevolezza è uno dei criteri di appiglio per l'eccesso di potere, eh? Vi ricordate, l'eccesso di potere è una delle casistiche dell'annullabilità. Violazione di legge, incompetenza relativa, eccesso di potere. L'eccesso di potere non sappiamo cos'è, la legge non ce lo dice, la giurisprudenza amministrativa lo ha riempito. Laddove la motivazione sia contraddittoria, sia illogica in modo manifesto, sia non veritiera, cioè cose attinenti all'esercizio del potere da parte della PA, che lo esercita in modo cattivo, quindi eccede il suo potere di azione. Ma mi serve un parametro a me giudice per capire se lo eccedi. Il parametro, l'abbiamo detto mille volte, è la motivazione. La motivazione dell'atto ci dice come ha ragionato la PA, che istruttoria ha fatto, presupposti giuridici normativi e presupposti di fatto. Presupposto giuridico normativo, vista la norma X. Presupposto di fatto, visto che il ricorrente è un coglione. Ci siamo sulla differenza tra presupposti giuridici, la legge, e di fatto, visto che il ricorrente è un coglione, vista la situazione personale del ricorrente, visto che è successo questo. La ragionevolezza attiene alla motivazione, sì, ma è uno dei suoi parametri. L'irragionevolezza della motivazione rende un eccesso di potere. Legalità? Sicuramente, ma non precisamente. La vera risposta precisa è la trasparenza. Questa comunque non era facile, sta a 62, eh? Ah, ma voi non leggete i numeri, regà, scusate. Porca puttana. Chiedo scusa. Ok. 63. A norma dell'82, allora, questo regolamento qua ce lo faremo. GDPR, Gross Data Protection Regulation, protezione dei dati personali, uniforme su tutta l'Europa. Infatti l'hanno fatto con un regolamento, mica con una direttiva. Perché il regolamento si applica a tutti gli stati membri dall'A alla Z, la direttiva si applica a tutti gli stati membri, ma ti vincola solo sul fine da raggiungere, non sul quo modo, cioè non sul come raggiungerlo. Il regolamento sì, ti dice cosa devi fare e anche come. Il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento, cioè una fuga di dati, se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Il titolare non è la persona, eh? Ok? Se voi fate la domanda di residenza al Comune di Roma, gli state dando dei dati personali. Il Comune di Roma è il titolare di quei dati perché li conserva lui, e poi ci avrà un responsabile del trattamento e un data protection officer. Poi li vedremo quando faremo la privacy. Viceversa, io che gli ho dato quei dati al Comune di Roma non sono il titolare, sono l'interessato. Quindi qua ci dice: il responsabile del trattamento risponde per il danno se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni del Comune di Roma. In ogni caso, per il principio di corresponsabilità, no, il responsabile del trattamento è una figura gestionale che segue le direttive del titolare del trattamento. Solo se ha agito con dolo e colpa grave? Solo? No. Unicamente nell'ipotesi in cui non adempiuto agli obblighi di correttezza e buona fede. Questa era mediamente difficile. A norma della 241, è escluso il diritto d'accesso nei procedimenti che si concludono con silenzio assenso? Non ha senso questa cosa. Il silenzio assenso è un provvedimento e io posso accedervi nei procedimenti in materia edilizia, perché io posso accedervi nei procedimenti che si concludono con un accordo fra amministrazione e privati, io vi posso accedere, anche l'accordo privato corrisponde a interesse pubblico, vaffanculo, quindi posso accedere nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Questa ce la siamo imparata a memoria, l'abbiamo vista 794 milioni di volte. Testo unico del pubblico impiego. Il prestatore di lavoro assunto da una PA, cioè voi quando vincerete il concorso grazie ai miei video, risposta corretta, può essere adibito alle mansioni, questa l'abbiamo vista, regà, mille volte, per le quali è stato assunto, vinco C, faccio l'istruttore, o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, cioè ho fatto C amministrativo, va bene, eventualmente posso muovermi in quell'area, posso fare anche un'area amministrativo contabile, va bene,
o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito, ma tramite concorso. Cazzo! Risposte sbagliate. Può essere adibito solo alle mansioni per cui è stato assunto. Non è vero, l'abbiamo visto che in caso di vacanza, nel senso non di vacanza di holidays, nel senso di vacanza che manca una figura, temporaneamente, non per motivi relativi a ferie o malattia, e ben può essere, anzi a ferie, ben può essere sostituita quella figura mancante vacante, ma solo per il tempo strettamente necessario, e alla persona che sostituisce spetta il trattamento stipendiale corrispondente. Limitatamente, quindi un C può essere messo a fare il D, sì, se non ci sono le risorse nel comune, ma prenderà più stipendio, sì, ma non diventa un funzionario. No, funzionalmente esercita, ma non è un funzionario. Può essere adibito anche a mansioni non corrispondenti, questo non è vero. L'adibizione, cioè l'iniziale introduzione, deve essere per quella qualifica. Non può essere adibito a mansioni che non corrispondano, nemmeno se equivalenti, non è vero. 196 del 2003, il nostro vecchio codice della privacy, in gran parte sovrascritto dal regolamento europeo, che poi comunque abbiamo duplicato con un decreto legislativo del 2018, il 101 se non sbaglio, andatevelo a leggere, ma è una replica del regolamento del 679 del 2016. Qual è il termine ordinario di conservazione dei dati relativi al traffico telematico da parte del fornitore? Cioè, qua, regà, boh, ma che cazzo ne so, io qua ho messo 36 mesi, 2 mesi era un termine di merda, 72 mi sembrava troppo, ho messo 36, perché comunque era ai fini di accertamento e repressione dei reati, cioè, quant'è il tempo massimo di conservazione di dati telematici laddove serva per reprimere e accertare reati? Ho detto, boh, 2 mesi è troppo poco, 72 è troppo, ho detto 36, invece era un anno. Le PA, qua regà, non c'è molto da ragionare, però ci proviamo. Le PA ogni anno redigono e pubblicano il piano della performance, di cui alla riforma Brunetta. Entro quando devono pubblicare questo piano della performance? Allora, io qua ho ragionato, ma perché avevo certi strumenti, tipo settembre mi ricordavo che era il bilancio consolidato, 31 marzo non mi suona proprio niente, il PEG è 20 giorni dopo il bilancio previsionale a fine anno, il consuntivo è ad aprile, mi sembrava proprio di ricordare che il piano della performance fosse entro gennaio. Anche in un'ottica di programmazione annuale ci sta questa risposta, cioè inizio anno viene fatto il piano della performance. 32 minuti, fermiamoci anche qua. Oh, alla fine sono venuti video di 3 video di mezz'ora l'uno. Vabbè, andiamo avanti perché dovete scoprire quanto ho preso.